Niente, sempre legato al territorio, volevo sapere se già in fase produttiva pensate a una politica di promozione legata al territorio, nel senso che... turismo, dicevi... Allora, per questo c'è sicuramente più ti vendi il territorio a livello promozionale e più ovviamente trovi un interesse di poter scendere qui. Poi un po' c'è la moda, un po' Zalone ci ha sdoganato, ha sdoganato in modo secondo me anche molto utile a noi. Cioè io non perché Gennaro lo conosco, lo stimo molto come autore che è il regista di Zalone, non perché Zalone... di Bari, cioè qui Capu mi sa simpatico, però un po' ha sdoganato la figura del pugliese come forma simpatica, perché il pugliese comunque funziona. Ma c'era già Lino Banfi. Ma non è simpatico, non era una figura simpatica, era Lino Banfi, che non era la figura pugliese la sequela dei canonica, film degli anni 70. È un personaggio comunque, a me per esempio Lino Banfi non mi sta simpatico, cioè io se mi vedo un film vecchio di Nino Banfi non mi dà di pugliese simpatico, cioè è un pugliese un po' trash. E invece che con Zalone no? Zalone invece, togliendo il discorso che ti possa spiacere o no, ha reso simpatica all'occhio di una nazione un popolo. Nel bene e nel male l'ha reso simpatico, come l'ha reso simpatico comunque tanti altri attori, cioè lo stesso Dina Brescia, lo stesso Solfrizzi, infatti lo vedi la moda del pugliese e della Puglia. Zalone è stato soltanto la punta di un iceberg che comunque lui ha cavalcato un'onda e l'ha portato ad essere l'uomo che incassa di più per tre film, ha incassato di più nella storia del cinema italiano. Cioè, quindi ti spiega il fatto che comunque c'è un po' la moda è un po' sta simpatico, poi ben venga, magari ne fanno 10 di film di... Sì, questo fa bene comunque alle... Fa bene comunque alle casse di un cinema italiano, perché è inutile dire il cinema è un'industria, a un certo punto quello che conta sono i botteghini, poi le idee e tutto quanto, esiste un'economia cinematografica, perché se tu non fai i vanzina... Non puoi fare altre non cose. Puoi fare il venditore di medicine che parla del comparaggio, la storia che comunque ti vuoi sparare, cioè veramente le ginocchia per quando scopri, cioè, che è un film che entra dentro un discorso di documentaristico. Non esisterebbe Sorrentino, non esisterebbe L'uomo in più, non esisterebbe Le conseguenze dell'amore, non esisterebbe il film di Garrone se non hai qualcosa che alimenta un'industria. Cioè il discorso è sempre quello, cioè tu non puoi pensare di fare dei film che poi vanno in perdita, tu non puoi spendere un corto in Italia, solo in Italia i corti ci rimettono, perché in Francia c'è un mercato dei corti, in America c'è il mercato dei corti, in sala la gente va a vedere il corto, paga il biglietto, cioè in Italia non c'è un mercato. Perché è sbagliato, siamo legati ancora a una mentalità di cinema come cinema. La cinema è un'arte nel momento in cui hai la libertà di farla diventare un'arte, è un'arte nel momento in cui tu hai un'economia di un'industria che ti muove, cioè è come tutte le altre arti, solo che noi ci fissiamo su questa cosa perché va al pubblico, perché entra in casa, perché accendi la TV. E tu accendi la TV e ti spari il film de merda che là ti vedi la D'Urso, Maria De Filippi, cioè, no, e tutte le varie menate. In quella insalatona, no, in tutta l'insalatona che tu vedi nella TV pensi che comunque fa schifo, però in tutte le arti, tu un museo, una galleria d'arte è aperta perché c'è il nome di punta che vende. E grazie a quel nome di punta che vende nella galleria d'arte, che probabilmente fa merda d'artista, cioè, Manzoni, grazie a quello io ho aperto una galleria d'arte dove poi c'è spazio anche per te come artista, che fai quadri o fai tutto quello legato all'arte comunque da galleria. Però se non c'ho quell'artista, la galleria non apre la mattina alla Saracinesca. Poi ti possa piacere o no,
Cioè l'arte contemporanea a me su alcune cose la considero molto discutibile. Cioè, però grazie a quell'arte contemporanea molto discutibile, la mattina c'è un museo, la GAM a Torino, che è un palazzo di arte contemporanea, apre perché c'è il taglio di Fontana, che se lo vede mia madre dice peccato hanno rotto l'arte il quadro, peccato l'hanno rotto il quadro, cioè, capito? E c'è l'arte che comunque fa parte dell'arte di concetto, che poi può piacere o no, può far parte dell'arte così, però l'arte figurativa, quella che poi fa parte della nostra storia e tutto quanto, è un altro discorso. Cioè se non ci fosse stato Caravaggio, tu non conosceresti tanti altri artisti più piccoli. Se non ci fosse stato Caravaggio, io parlo proprio indietro nell'epoca dove portava l'arte della pittura, c'era Michelangelo e tutto quanto, loro erano le punte discutibili o no, ti piacciono o no, è arte, l'arte è soggetta al giudizio. Nel momento in cui io porto qualcosa di mio, che faccio, una mia idea, la faccio per un pubblico, soggetto a un giudizio, non è più mia, è un'opera della gente, del pubblico, può piacere o no. Però se quella dà la possibilità di rompere un muro, che ci sono altri 100 a cui do la possibilità di esprimersi perché crea un indotto, è giusto che ci sia. Cioè, il cinema è un'industria, cioè se non fai l'X-Men in America, non fai Pi greco, il teorema del delirio di Aronofsky, che è uno dei 100 film più belli della cinematografia. Se non c'erano i film da botteghino, Tarantino non faceva Le Iene, non faceva Pulp Fiction. Ma chi glieli dava a Tarantino i soldi per fare un film Pulp Fiction o per fare Le Iene di 10 rapinatori? Perché c'è un'economia, c'è un'industria, cioè i soldi girano perché la gente c'è e perché i produttori sono virtuosi e investono su un giovane regista che ha delle idee nuove. Arriva quello e dice: io voglio fare un film, sono dipendente di una videoteca. Dipendente di una videoteca, io vendo, noleggio videocassette, ho scritto questa sceneggiatura, si chiama Le Iene, me lo fai girare in Italia, te lo sogni proprio dal cannocchiale, che uno dice Tarantino aveva fatto niente, un'economia virtuosa dice vabbè, comunque la storia è bella, lui è così, è preparato, si è venduto bene, così qua là, ti do dei soldi. Scusami, ma stai parlando della Miramax, non stai parlando della Dinamo. Cioè, è come se tu mi dici, vabbè, però Toy Story l'ha fatto la Pixar. Grazie, l'ha fatto la Pixar. È arrivato Steve Jobs e ha detto, bravi questi quattro ragazzi licenziati dalla Walt Disney. 10 milioni di dollari, andate avanti, mi piace la vostra idea. È arrivato Steve Jobs che ha preso 10 milioni di dollari, li ha dati in mano a quattro giovani licenziati dalla Walt Disney, perché non seguivano l'idea aziendale, la Walt Disney li ha mandati a casa. Loro hanno aperto la Pixar nella stanza di casa di uno, hanno presentato un teaser al signor Steve Jobs e Steve Jobs ha detto tenete 10 milioni di dollari. È nato la Pixar con Toy Story, il cartoon più visto al cinema. Ma parliamo del fatto che lì c'è un'economia dove se io guadagno 100, sono un imprenditore, guadagno 100 e 10 li investo su una nuova idea. Però quei 10 fa parte di un'economia dove io posso anche perderli quei 10, perché tanto ho altri 90 che intanto seguo dei progetti che mi portano dei soldi. Cioè la Miramax nasce perché sugli utili tiro fuori una società che va a trovare nuove idee, cioè, e partiamo dal presupposto. Però lì il produttore è un produttore, il film è mio, a me regista, se mi hai rotto il cazzo ti mando a casa. A me, se capisco alla seconda giornata di riprese che tu fai cacare, io ti mando a casa e io ne metto lui a seguire il film. Quello che in Italia manca, perché in Italia non c'è la figura del regista, c'è la figura dell'autore che è anche un regista. Però tu, se devi diventare regista,
devi essere uno che di testa devi saper funzionare, sei un direttore. Un direttore in America tu non diventi regista perché voglio fare il regista, perché ti fai un culo quanto una casa, perché o sei un genio vero, o sei Tarantino, o sei Stanley Kubrick che a 24 anni gli hanno fatto girare Spartacus perché hanno cacciato il regista. Spartacus, lo sai la storia, hanno Kirk preso il regista e produttore, gli ha detto il regista, senti io sono produttore, tu sei regista, mi rotto il cazzo, questi bagagli, vattene. Chi metto? Lui è giovane, mi sa simpatico, è pure uno in gamba, ha fatto due filmetti con gli amici. Ha già fatto Orizzonti di Gloria. Ha fatto due filmetti indipendenti, voilà, vieni e fai sta cosa. È arrivato Kubrick, genio, prende il direttore della fotografia, lo caccia. Lui a 25 anni prende il direttore della fotografia di Spartacus e gli dice, senti, comunque io non so nessuno, lui è un incapace, mandamelo a casa. Preso, mandato a casa il direttore della fotografia. In Italia non lo puoi fare. In Italia non te lo puoi permettere, perché tu siamo ancora vincolati al fatto che il ministero dà i soldi ai registi senza sapere se sono in grado di farlo un film, o senza sapere che se io, cioè se tu, io investo un milione di euro, io parlo non come Dinamo, ma io proprio parlo del concetto, è un'industria. Se tu ti do un film tra le mani e tu mi fai una cacata, io ho perso un milione di euro. Prima di arrivare ad arrivare a quel punto in America, prima di arrivare a darti un film fra le mani, tu di polvere l'hai mangiata che metà basta. Cioè, però lì c'è un'economia, perché un giovane regista trova la possibilità, $200,000 per fare un film li trova. E quello che è sbagliato in Italia è che e manca quello, il fatto che si pensa ancora che il cinema deve essere fatto in un certo modo, però quelle poche risorse che stanno se ne magna la Comencini, se ne magna la Belen che ha €300,000 dal ministero per fare un film, che ce li hai, o in teoria, sì, talmente uno step, talmente superiore, che per te trovare €300,000 è come per me chiedere €20 in prestito a un amico. È quello che è sbagliato, non dovete guardare il discorso, è sbagliato il meccanismo cinematografico, perché se tu ragioni sul fatto che se io investo dei soldi e capisco che la prima settimana tu non è cazzo tuo, te ne vai a casa, perché io ho lavorato con film, con i registi che dicevano la mattina alle 8, no io non vengo, devo fare l'agopuntura, e io facevo, senti Paolo, senti a Lello, vieni se vieni sul set, che mo veramente ti alzo le mani, altro l'agopuntura. C'è 70 persone di troupe che ti aspettano sul set, ma il film è mio, perché se io non mi giro, qua fermi tutta la baracca, è un ricatto. Perché il ministero non ti dà più i soldi, perché il ministero se lo manda a casa il regista non mi dà più i soldi, perché il distributore non mi dà più i soldi, perché è legato al nome dell'autore, del regista, e io mi devo sentire un regista e dico io non vengo, perché c'ho l'agopuntura, ma io ti butto giù dal quarto piano, ma io veramente ti alzo le mani, perché c'è gente che ci campa questo lavoro, c'è gente che ha le famiglie, c'è gente che si alza alle 5 per fare il cinema, perché c'è gente che, ragazzi che forse sono molto più bravi di te e che comunque sto film non andrebbero a dormire per farlo, al dell'agopuntura, cioè è questo il ragionamento che non si arriva. Perché le cose bisogna farle, perché con le idee, siamo in Italia siamo ancora le idee, ma i fatti qua ancora nessuno li ha tirati fuori. Perché io il primo, se devo decidere di produrre, è ovvio che in Italia c'ho paura, perché c'è un progetto che do in mano a una persona, che gli gira il culo e a me mi mette nella merda, perché non trovi distributori, perché non trovi sostegni, perché non hai finanziatori privati, perché non c'è un'economia del cinema, soprattutto il cinema indipendente. Ma questo è un problema di una vecchia generazione che ha rovinato il sistema. Perché tu prima facevi film, prendevi l'acconto, prese dal ministero, mi facevo dare l'acconto di 200 milioni, la società se ne dopo andava a fallimento, spariti 200 milioni, il ministero, mo, stato buono Filippo, cioè, 200 mila euro, io ci campo, mo, ci campo, poi la faccio aprire a lui, apro il progetto, ma chi erano? Sempre i soliti, il gatto e la volpe, sempre quelli erano, figli d'arte, figli di che si cambiavano i nomi delle società, presentavano i progetti con il nome tot e si
pappavano i soldi e i film non si facevano, perché una volta che ho dato fallimento alla società, vienimi dietro, tu che sei il ministero e tutto uguale, senza contare che probabilmente qualcuno al ministero ci mangiava pure da queste operazioni per arenare la pratica lì. Quindi il problema è pensare al cinema come un, cioè prima di ripensare di fare una cosa, prima di tutto è farle, perché è fare. Cioè in questo lavoro l'unica cosa che puoi fare è alzarsi la mattina e fare qualcosa e non pensare che ci sia qualcuno che ti viene a bussare alla porta e ti dice: oh, quello che hai scritto non l'ho letto, però è un capolavoro. E soprattutto staccarsi dall'idea che è un lavoro semplice. Non è un lavoro semplice. Nel momento in cui tu scrivi qualcosa e quello che è scritto deve diventare un pensiero, un'immagine che parla, è un lavoro interiore a livello registico, a livello autoriale, che è mettersi a nudo. Cioè, come se tu ti spogli completamente di una cosa che è tua. Io non ce la farei, cioè io non faccio il regista, ma non perché non c'ho niente da raccontare o non voglio raccontare, è perché fondamentalmente tu vado a togliermi qualcosa di veramente mio e togliertelo e metterlo lì. Comunque emotivamente, cioè, è una cosa forte, soprattutto se hai storie forti da raccontare e storie belle. Cioè, a livello personale ti autodistrugge, perché tu proprio prendi una tua emozione, la fai vivere e la dai a merce del pubblico, che paga un biglietto, che lo vede, si alza, ma che cacata, o quanto è bello, ah ma no così, ma con lì, ma con su, ma con giù, e tutto quanto, e tutti, è un attacco. Un distacco molto forte, soprattutto perché... Secondo me devi avere un problema, per essere un regista devi avere un problema, per essere un regista devi avere un problema. È un problema di come riuscire a trasmettere, a raccontarsi. Quindi questo problema che hai nel raccontarsi lo fai tramite un'opera audiovisiva o cinematografica. Però è veramente forte, cioè tutti i più grandi artisti avevano dei problemi. Cioè, vedi Van Gogh, tagliava l'orecchio al suo coinquilino. Cioè, vedi, tutti i grandi artisti avevano delle problematiche esistenziali, perché tu ti strappavi una parte di te e la donavi a qualcuno. Quella parte di te non ti torna più indietro. Beh, no, però tu ti espandi. Quando tu racconti qualcosa di molto forte o qualcosa che tu lo metti, comunque un figlio... C'è il film per un regista, un regista, parlo di regista, cioè proprio di uno che dice: io faccio il regista, mi alzo la mattina e sto fra la gente a guardare come si muovono le persone, quello che fanno, quello che dicono, dove sta il mio personaggio, dove vive e sta là. Non sta a casa a scrivere, sta là, cioè tu lo scrivi camminando per strada, fa l'operaio, io sto tra gli operai, fa il notaio, io sto con i notai, cioè proprio vive intorno a te il tuo film, tu il personaggio lo vai a cercare, quindi devi fare qualcosa, devi scrivere, devi vivere, inizi a girare, devi farlo vivere un progetto cinematografico, ma prima vive dentro chi lo pensa e lo crea. E quando lo cresce dentro di te e poi arrivi a farlo, ti garantisco che i registi si portano la troupe, cioè non è la troupe che si porta il regista, è il regista che si porta la troupe e dici: domani, venite con me. Cioè, i registi che non dormono la notte e poi sono i registi che dicono: fa l'agopuntura. Cioè. Quindi è proprio, è comunque un'arte, un'opera d'arte, e quindi quando tu la vai a fare è comunque una cosa, che un artista che si toglie qualcosa di suo. Però per arrivare lì è un percorso, non ti svegli la mattina e dici: ah, io c'ho una storia da raccontare. Capito? Vai al bar, sport, dopo le partite te la racconti. Dimostrami, vivilo, portaci a noi a capire quanto tu riesci a raccontare. Perché poi quanto tu riesci a raccontare è a chiacchiere. Sai io quante cose so fare? cioè, a chiacchiere. Poi bisogna vederlo.
bisogna vedere tu cosa si riesce a tenere, perché non è tenere, raccontare una storia, tenere una troupe in piedi è una fatica, sia come organizzatore, sia come regista, assurda, perché tutti da un regista si aspettano una risposta. Da come si alzano la mattina e la sera, cioè tutti si aspettano una risposta del regista, e molte volte sei umano e la risposta non ce l'hai. Non ce l'hai una risposta. Come deve essere l'attrice? E che ne so? Come deve essere vestita? Come si deve muovere? Come si comporta? Come muove le mani? Come muove i piedi? Come reagisce? Come... Che faceva prima sto personaggio? Io scrivo il personaggio femminile, si alza la mattina, esce, viene investita, viene in ospedale e va in coma. Questa è una storia triste. Chi è questa? Cioè questa è la storia che io vado a raccontare. Questa chi è? Ha mai avuto un fidanzato? È vergine? Ha avuto un abuso? Non ha avuto abuso? Che fa della sua giornata? Prima di avere riuscito a svegliarsi quella mattina, sta tizia, chi è? Da dove viene? Che estrazione sociale ha? Ha fratelli, ha sorelle? Io non lo dico. Io si alza la mattina e esce, viene investita. Io che scrivo una cosa, devo sapere questa c'ha fratelli, c'ha sorelle, figlia unica, come si muove, come parla. Però sta lei, sta in coma, là, sul letto, non si muove. Ma io lo devo sapere come lei parla la gente. Se è simpatica, antipatica, se c'ha difetti. Quello è creare un'opera che sta in un'immagine, perché io regista sto creando un personaggio che per me ha un pre, è vivo, l'ho incontrato per strada 2 giorni fa, io lei, 2 giorni, cazzo, 2 giorni fa l'ho incontrata, stamattina è stata investita, e so anche quello che c'è dopo un film, prima dei titoli di testa e dopo i titoli di coda, i miei personaggi continuano a vivere. Oltre a quello che io vedo, per me c'è un mondo. E questo è quello che, se uno vuole diventare un regista, deve imparare a fare. Non nasce dall'inizio alla fine di una sceneggiatura, non nasce in un foglio o in una storia, nasce in un mondo. Io non devo creare una storia, devo creare un mondo. E io, pubblico, ci devo credere che quel mondo esiste. Deve essere infallibile. Nel momento in cui io non ci credo, tu regista hai fallito. No, parlo, indico te. No, questo in generale, cioè, è ovvio che poi quando dice ma io decido di fare un progetto o no, è anche il regista come me lo porta un progetto, quanto lui mi racconta, quello che, perché io quando leggo una sceneggiatura e poi parlo con il regista, io sono... C'è un filo di mignotta, non ti chiedo della sceneggiatura. Per la sceneggiatura l'ho letta, è quella. A parte qualche dubbio che possa avere. È tutto quello che tu mi sai raccontare di quella storia. Ma la fai vedere già in quel momento, no? Sì. Quello è un mondo. Gli americani, io, quando mi dai un film americano tipo, cioè, fantascienza, io proprio mi fai felice. Io ci credo. Ci credo che c'è l'apocalisse. Gli americani sono bravissimi. Su questo gli americani sono dei geni assoluti, perché loro ti presentano Avatar, una storia, un mondo, e io per 2 ore in sala, per me quel mondo esiste. Esiste, esistono quelle persone, esiste quel mondo, quello che in Italia non trovi mai in un cazzo di regista. Vedi un film e pensi sempre... Tanto, è un film. Guarda il cinema italiano in tante sfaccettature, tu capisci sempre che quello è un film. Fellini era un genio perché tu ci credevi che quel mondo esisteva, perché nulla era fuori posto, perché ogni personaggio aveva una vita, perché anche la cosa più assurda in quel mondo era giusto. Era la cosa migliore, era la cosa più scontata che ci potesse essere. Quello era Fellini, considerato un genio, perché ti creo una storia con un mondo dove io ci credo che esiste, che se lì passa la giraffa, per me è la cosa minima che poteva passare. Cioè, è proprio quello che manca oggi.
quelli che veramente si costruiscono delle storie dove io ci credo. Lo vedo, io faccio film, cioè, te ne accorgi che è cartonato, cioè è proprio cartone, sono storie di gente che viene, però alla fine è cartonato, perché non ci credo a quel mondo, non ci credo perché non funzionano gli attori, perché i registi oggi non sanno, con l'avvento purtroppo del digitale, non sanno schiacciare il tasto rosso, non sanno a che serve il tasto rosso sulla macchina da presa. Non sanno le ottiche, non sanno le focali, non sanno i diaframmi, non sanno un cazzo di livello tecnico. Sono diventati una massa di ignoranti perché Fellini non aveva il monitor. Stanley Kubrick ti diceva dove cazzo di ottica dovevi mettere e dove andava montato il carrello, ma senza guardare il monitor, perché lo sapeva che con un 75 devi stare a 6 metri dall'attore. Perché col 135, col diaframma 2.5, io sfoco dietro e gli faccio un primo piano che spacca. Perché io lo so che di notte devo girare con quella pellicola, con quella macchina presa, con quell'ottica, con quel diaframma, a quella distanza e con quella focale. Cioè loro ce l'avevano qui, perché lì non sbagliavi, perché il monitor non c'era il monitor dove io me lo vedo. Il direttore della fotografia non avevano il monitor, la pellicola non te la vedevi dopo una settimana. Però io ho visto i direttori di fotografia che lavoravano in pellicola, che non si sono mai seduti dietro un monitor, cioè non che dici vabbè ora me la vedo, mi aggiusti il controluce. Io ho detto con il direttore di fotografia che non si permettevano, non ce l'avevano il monitor per il direttore della fotografia, non ce l'avevano, ti dicevano luce là, luce là, luce là. Metti l'attore, capanna là, bandiera là, filtra quello, ok ragazzi siamo pronti, possiamo girare. Senza fartele rifare 30 volte. No, senza fare 30 volte e senza fare i 750 aggiustamenti di luce. E si è abbassato il livello di professionalità in Italia, ma si è abbassata tantissimo, perché il regista capiva di fotografia, capiva di ottiche, i registi sapevano stare in macchina, sapevano smontare la macchina presa, sapevano che cos'erano le ottiche. Cioè che dicevi, vuoi un 35? E ora fai un regista, vuoi un 35? Vabbè, fammela vedere. Come fammela vedere? Cioè, fammela vedere. Cioè, come se un macellaio dici, senti, la vuoi la carne di vitello? Non lo so, fammela vedere. Il macellaio, in teoria, sa come è una carne di vitello. Capito? Cioè, parliamo proprio dell'ABC, e questo è il problema. Volete fare un progetto cinematografico? Volete fare il cinema? Volete fare i registi? Volete gli autori? Sbatteteci la testa. Ci dovete sbattere la testa. Non bisogna mai fermarsi, perché se non sai l'ABC di quello che è il linguaggio audiovisivo, non dico di cinema, audiovisivo, stiamo parlando di niente. Io odio i cortometraggi e tutto quello che riguarda il cinema, proprio se entro nell'autoriale, che parlano. Mi stanno sul cazzo. La voce off l'ho accettata solo in un film, ma solo e soltanto in un film, che è Casinò di Scorsese, dove nei primi 10 minuti c'hai un film che parte, una voce off che a me la odio, che gli ho detto vabbè signori miei, c'è una voce off finalmente che funziona, quello che vedo è il contrario di quello che mi dice la voce, io vedo una cosa e lui mi dice invece il contrario di quello che sto vedendo. Ve la ricordate? Valigetta, casinò, soldi, loro arrivano, prendono i soldi, carrello, vanno dietro, quelli contano, cassaforte, valigia, boss, tangente, mafiosi, 10 minuti, ti spiega la puntata di un casinò a Las Vegas, dove arriva la percentuale di quella puntata, arriva mafioso X che tiene in mano l'economia di Los Angeles. Quello che vedo, che sembra un'operazione semplicissima, incasso, soldi, quello conta, così là, lui ti spiega cosa c'è dietro quel meccanismo,
che sembra semplice, quello arriva, prende l'incasso, prende lì, valigia, mette i soldi, quello li conta, ti spiego, dice il contrario di quello che sto vedendo, quello che vedi è così, ma in realtà quell'operazione si fa perché c'è un motivo legato ad altro, cioè sono un sottotesto all'immagine, perché noi lavoriamo di immagine, non di parole, sonore è venuto dopo, il cinema era muto. Le musiche le ha rese parte integrante di un film. Kubrick è stato il primo a fare la colonna sonora che era legata a livello emotivo al film, perché prima erano musiche, poi è nata la colonna sonora, dove il più grande di questi è stato Kubrick, che ci ha messo Beethoven su Arancia Meccanica e su tutte Odissea 2001, Odissea nello spazio, dove a livello emotivo la musica è diventata parte integrante, cioè che senza la musica quella scena perde il 60% del suo valore, perché è stata pensata. Quindi, però di base, tu vedi 2001, Odissea nello spazio, un film capolavoro, ma quanti dialoghi avrà? C'è una scimmia che spacca l'osso contro il totem. Cioè, perché noi ragioniamo di immagini? Perché sono registi che il film ce l'avevano qui e l'avevano pensato per immagini, perché tutto quello che io dico... Allora, proprio il lavoro che dico io è lavorare sull'immagine, sul fatto che quello che scrivo è immagine. Cioè, nel momento in cui io, che è una cosa del cinema italiano, io non faccio una critica, però ti dico un po' le pecche, si tende a sottolineare, si sottolinea. Uno arriva con la macchina, uno scese, hai visto che è arrivato con la macchina? Oh, cazzo, l'ho visto. Cioè, perché a me spettatore me lo devi dire che è arrivato Antonio, il cugino di Giuseppe, lì l'ho visto che è sceso dalla macchina 1, ma perché me lo devi dire? Raccontamelo. Dimmi chi cazzo è questo, ma non lo devi dire. Guarda i film italiani, ogni personaggio, c'è sempre uno che dice, arriva uno, scende dalla macchina, ah, hai visto che è arrivato con la macchina? Cazzo, l'ho visto. Sono al cinema, ho pagato 7 euro per vedere uno che scende dalla macchina. Me lo dici pure. Mi sembra un po' eccessivo, sottolini. Quello è il cugino di... Allora, per me quello è un problema narrativo. Nel momento in cui lo dai in bocca a lui, la presentazione di un personaggio che io sto vedendo, tu, regista, hai avuto un problema. Perché tu non me lo devi dire chi cazzo è quello. Io lo devo sapere. Sto vedendo un film, per immagini me lo racconti, me lo presenti. Lo caratterizzi, gli dai un qualcosa che mi faccia capire chi è questo. Se no, a me che c'è? Cioè, no, li metti veramente, cioè, lo identifichi, gli crei un mondo dove io quel personaggio è ben integrato. Non devo presentare Lucio Santonio dalla macchina, il cugino di. Cioè, no, ma a parte i costumi, lo faccio entrare in modo diverso. Cioè, è inutile che lo faccio entrare così. Creo una storia dove i personaggi li faccio vivere, non li presento tipo Casa Keaton, che entrano e esce il tipo Beautiful Thorn, da oggi interpretato da... Tutto molto didascalico ma non vissuto. I personaggi non vivono, vivono i due protagonisti e tutto il resto poi entra ed esce un po' come il teatro di una volta, cioè i personaggi entrano, escono in scena, non si capisce chi cazzo sono, cioè vedo molti film, dico ma quello chi è? Boh, quello è sceso due scene, è entrato, ma chi, cioè me lo dici, mi dici quello è, allora non me lo mettere, me ne metti un altro personaggio, mi crei un'altra storia dove non c'è bisogno di uno che entra, non capisco chi cazzo è, chi sei? Chi sei entrato? Hai detto due cose, due stronzate, o è un amico del produttore o di un politico e dice vabbè due pose diamole, dai, così il produttore poi ci dà una, allora dice vabbè, allora cioè quello due pose è entrato, dice una stronzata e mi ha fatto avere 200.000 euro da uno, dice vabbè mo gliele do due battute. Però è questo il rapporto che si vive sempre, una grandissima mancanza di idee e di scrittura vera delle storie e di scrittura vera poi della messa in scena. La messa in scena, cioè una cosa semplicissima, la messa in scena, cioè gli attori che si muovono in uno spazio, non c'è la quarta parete, non esiste, è il cinema, cioè sono io che decido.
a tutto l'audiovisivo in generale, in tutto quello che riguarda il mondo, il momento in cui io racconto una cosa, la racconto perché decido di fare un'opera audiovisiva, la racconto per immagini e quindi è l'immagine che vince su tutto, non perché l'audio non sia importante, perché poi c'è tutto uno studio legato ai dialoghi. Quali sono belli i dialoghi? I dialoghi che sono... È una problematica del cinema italiano, oggettivamente. È una problematica che noi, io vedo un film italiano da persona che comunque li fa e li vedo fare. Cioè, c'erano i registi che non cioè, proprio, cioè, arrivano in un posto, vedono una masseria, dici, ma bellissima masseria, mo giriamo qua, così colà, mettono in scena gli attori fermi, cioè che non si muovono, seduti. E che cazzo, cioè, siamo venuti dove? Una masseria immensa, 3 mesi per cercare, fermi, seduti. Perché non li sanno muovere, perché non li sanno dare una vita, perché non li sanno gestire, perché non sanno chi sono i loro personaggi. Non sanno chi sono i personaggi loro, quindi li fanno parlare, dialogo, campo e controcampo. Perché vengono prodotti questi film? Perché ci sono i soldi? Perché quello è quello che si scrive. Perché io leggo sceneggiature, mediamente 4-5 sceneggiature al mese, ti dico che fino ad ora, l'ultima sceneggiatura che ho detto, boh, cioè, finalmente, boh, non perché, è il venditore di medicine, che ho fatto a condizioni economiche che non avrei fatto per su altri film. Io non l'avrei fatto il venditore di medicine per quello che è stato il mio ritorno economico, perché sono stato sottopagato, ho scelto di fare quel film, di prendere poco, di fare un film dove non avevamo, cioè Claudio Santamaria stava nel camper da campeggio, non stava nel tricamper, cioè stavamo veramente in situazioni di cinema indipendente, quasi a livello di cortometraggio come impostazione, dignitosissimo, ci avevamo tutto, pagavamo tutti, pagavamo le location, tutto poco, ma tutti venivano pagati. L'ho fatto perché io ad Amedeo gli ho detto, Amedeo Pagani, finalmente una cazzo di sceneggiatura, scritta bene, bella, con dei personaggi, e personaggi che esistono all'interno di una sceneggiatura. Dimmi. Io ti parlo della mia esperienza. Cioè, anche Il venditore di medicine è un film molto bello, un soggetto bellissimo, un tema caldo e difficile, e arriva. Però nonostante tutto ciò, cioè, a livello visivo, anche lì ci sono state delle scelte registiche abbastanza discutibili. Ma lì è sempre un discorso di scelte registiche abbastanza discutibili. Tipo quello... gli attori di teatro che non si potevano vedere. Quale? Nelle scene. Vabbè, senza dire attori nomi. Di teatro tipo? No, senza dire nomi. Non, no, però c'erano degli attori che li vedevi nelle scene che dicevi... Ci sono state delle scelte di attori, delle scelte di attori, ma lì alzo le mani, cioè nel senso che poi a un certo punto... È ovvio che un regista, il primo film, va bene che, cioè, all'interno di un progetto ci siano degli errori, perché se no sei già arrivato. Cioè, poi il fatto che un attore l'hai valutato meglio o peggio. Ma perché poi parliamo c'è degli stata... attori, è un altro argomento a parte, perché gli attori sono, cioè, di un'altra categoria, veramente, cioè, da ma perché questa scelta di usare tanti attori di teatro? Perché non è che c'era uno. Vabbè, c'era uno pugliese famoso di Lecce, quello che organizza... senza fare nomi, sì. Conosco. Lui, cioè, per carità... Io lo conosco, non sì. È solo di teatro, ha fatto anche tanti film. Ha fatto sì. Anche tanti no, altri ma film. Non è lui, cioè, non è lui, no, lui è molto bravo, però... Ci sono stati anche altri attori di teatro, cioè è stata una scelta secondo te? È scelta da un casting, è uscito da un casting. Oppure perché non si poteva permettere di pagare il cachet di attori di cinema? Beh, c'era un grandissimo Paolo De Vita comunque,
che tanto di cappello, è proprio un attore che non li, cioè tutti li possiamo dire, pugliese, tu puoi dire che Paolo De Vita è un attore di quart'ordine, anzi Paolo ha tutta la mia stima. Ci sono delle scelte, ma non legati al discorso di soldi o non soldi, sono delle scelte, sono stati pagati da cachet non altissimo, però ti ripresenti con un film molto ambito, cioè molti attori si erano proposti per farlo, anche a condizioni economiche, perché era un film che comunque, cioè quando lo davi a un'agenzia o un attore diceva lo voglio fare, ma perché ci sono le situazioni in cui un attore dice no, questo è figo, Santa Maria ha detto no, io questo lo devo fare io. Cioè, ha aspettato anni per farlo, perché ci credeva, perché era bella la sceneggiatura, perché era bella l'idea, perché era nuova e tutto. Là esci da un casting, alla fine puoi anche fare un errore di valutazione, o anche, cioè, a un certo punto, sono degli attori che ti fanno dei provini eccezionali, vanno sul set e sono delle sagome, e dici, Cristo santo. Là lavori con la gente, lavori con gli umani, e là è anche vero che su un'opera prima, io ci metto anche, cioè un'opera prima, non è che pretendo la perfezione, ci possono essere degli errori, delle sfumature, sicuramente al 15° film di un regista già accetto meno, però se un attore non è proprio, suo capolavoro non è De Niro, ho fatto la cacata, ho scelto uno che non va bene, provo a tagliarlo. Provo a tirarlo fuori finché posso, fuori dalla scena, perché lo puoi fare come regista. Però gli errori ci stanno, cioè ci sta sulla scelta di un attore. Poi il problema, togliendo il venditore di medicine, che è veramente un caso veramente di grandissimo legame, perché l'ho letto, ho detto questo lo voglio fare. Però in teoria praticamente c'è questa grandissima mancanza, anche quando incontro i giovani autori, i registi, mi portano i cortometraggi. Ho capito, ma ok, vabbè, cioè ti dico in generale, vabbè, è questa, io ne ho fatti più di 50 di cortometraggi, un po' anche mi so. Cioè non è che mo proprio, cioè, mi dici facciamo un corto e io impazzisco dalla gioia, cioè. Poi mi rompe il cazzo, cioè fare i corti, ne ho fatti veramente una marea che neanche li ho segnati, manco me li ricordo più, fra corti che ho fatto e collaborazioni, corti pagati, corti a titolo d'amicizia che vai, ne ho fatti tanti. Di base, anche lì, cioè, il corto è ancora più difficile di un film, perché tu c'hai 15 minuti, entra un personaggio, succede, esce. Te lo voglio a scrivere una storia che in 15 minuti si consuma e che regge e che funziona e che c'ho, soprattutto perché me la stai raccontando di base, perché me la stai raccontando, perché mi stai raccontando la storia di, cioè vedo dei corti dove io vorrei lanciarmi dal balcone perché do cazzo da venuti, storie che, di cui a me non cambia, mi è cambiato la giornata, non voglio che me la cambi. Ma è anche vero, ma perché hai sprecato il tuo tempo per farlo, delle storie che di cortometraggi? In Puglia c'è anche un po' la moda, cioè io arriva un botto di gente che fino al giorno prima, cioè, facevo il carrozziere, dice volevo fare il corto, dice vabbè, ho capito, la Puglia è il momento fertile, però proprio tutti dovete raccontare qualcosa, anche no. Ho letto corti molto belli, cioè, cui ho accettato di fare perché erano belli o perché erano delle sfide, cioè proprio sfide, dici vabbè, cioè mo lo faccio, cioè 12.000 euro, corto della morte di Rivagno, progetto memoria, 12-15.000 euro, non mi ricordo neanche, però budget, 5 giorni lo faccio. Carrozze, cose, ricostruzione, vestiti, pistole, fucili dal museo, fucili veri della prima guerra mondiale, mi sono fatto dare, cioè, lascia la sfida dove dici, vabbè, poi però questa storia è carina, però mo, vediamo se riusciamo a tirare su sta baracca, e la tiri su, ti diverti, fai una cosa produttivamente bella, infatti sono venuti, mi hanno fatto i complimenti, produttivamente un corto molto bello, vale più di quello che è stato speso, fatto Ice Cream, storia
che ha stravinto, ha fatto tanti corti, ne ricordo Paul, mi ricordo Scream per un legame affettivo, perché poi c'era Damiano Russo, questo ragazzo pugliese di Bari che poi è morto in un incidente un anno dopo il corto, e quindi sono legato perché poi un anno dopo l'abbiamo perso, non è riuscito a vivere poi il successo del corto, il corto poi è andato in America, un produttore di Psycho ha comprato la storia e ci ha fatto un lungo dal corto Ice Cream. Questo mi mancava, perché i due ragazzi sono andati in America e hanno girato il lungo di un corto girato a Rutigliano di Bari. Ragazzi che in Italia non trovano i soldi per fare un film. Sono andati negli Stati Uniti con il loro corto, e in America il produttore di Psycho gli ha messo dei soldi, sempre quando l'economia è legata al fatto di un'azienda, e gli ha detto: vi do sti soldi, tre settimane, girate il film. Eh? No, Psycho, quello che hanno fatto dopo. Di un altro film. Sì. Gli hanno dato i soldi, comunque gli hanno dati i soldi, 3 settimane. Ha detto: voi 3 settimane dovete fare il film. Questo, io metto sti soldi per questa cosa. Quelli l'hanno messi, hanno girato a Los Angeles e hanno girato il film, il lungo del corto. Poi, un esempio unico nella storia italiana, due registi, coregia, da qua, ma non si sono mai fermati. Dal momento in cui hanno deciso di fare i registi, ti garantisco che non si sono mai fermati nel cercare di raccontare in qualsiasi modo le loro storie, di scrivere, di trovare fondi, trovare soldi, trovare supporto. Sono andati in America, hanno dato i soldi, ma in America significa che in America c'è non l'Italia alla Carlona, cioè guarda la macchina, storyboard, perché siamo ancora sullo storyboard, che in Italia sembra una parola che i registi, sembra l'esorcista con la croce, l'acqua santa. Storyboard, macchina si ferma qua, fanno lì, loro, Roberto ancora me lo racconta, arrivato lì gli ha detto: guarda, ma la macchina invece di fermare qua, la facciamo fermare lì? Ha detto il produttore, ha fatto: no, tu hai detto che si fermava qua la macchina, la facchina si ferma qua. No, ma se si ferma... No, tu, dopo 4 mesi di preparazione di film, mi hai detto che la macchina si fermava qua, la macchina si ferma qua. Hai sbagliato, a monte. Sì, che l'hai pensato male il film. Se ora si ferma là, è un errore tuo. Tutta la troupe, direttore della fotografia, costumi, sa che si ferma qua e la macchina si deve fermare qua. E la macchina dove si è fermata? Dove diceva il produttore? In Italia, chiedilo a un regista di fare uno storyboard. Vai a un regista e dici: tu sei un regista, sei bravo, sei uno che la storia proprio te la sei magnata la notte, fammi uno storyboard. Ma non di tu, di 2 scene. Te lo faranno mai. Perché ti sei inchiodato alla sedia, da solo. Perché non hai... Cioè lì hai l'idea che per 4 mesi la storia è tua, tu esci, vai nei posti, incontri, sai tutto di quello che succede. Arrivo sul set, è una formalità. È tutto programmato. Perché io già lo so a monte la storia che voglio raccontare. Non ho bisogno di andare sul set. Sul set infatti non esiste il regista, esiste il direttore, il director, che è un direttore, non è il regista. Il regista lo ha fatto a monte, è il director, dirige i lavori su quello che lui ha dato informazioni a tempo debito a tutti di come doveva funzionare, e tutto è come il regista ha chiesto. In Italia, siccome i registi sono a Carlona, le produzioni sono così, a un certo punto dici, arrivi sul set e dici: no vabbè, ma io la macchina la volevo blu, ah è verde, l'ho trovata. Ma volevo la Panda. Eh no, vabbè, l'appunto. Cioè. Vabbè, me lo potevi dire. Quella c'avevi. Cioè. E perché non me l'hai detto? E vabbè, tu non me l'hai chiesto. E quindi io, quella che ho trovato, anzi, pre Fiat. Ed è vero. Perché i registi non si prendono le responsabilità e la produzione dice: vabbè, finché tu non ti pigli la responsabilità, a me, se Fiat, che è blu, è verde, la macchina, quella è.
chi ne perde a livello di immagine? Chi è? Il regista. Io, infatti, mi incazzo ogni volta. Io sono uno che comunque mi affeziona ai progetti, cioè se faccio progetti indipendenti è perché devo avere veramente voglia di farlo, cioè mi deve piacere, e mi incazzo ogni volta, dico no, tu non puoi pensare poi sul set vado e faccio, è un altro lavoro, non è questo, non stai facendo il lavoro tuo, poi andiamo qua e vediamo un attimo, quello entra di Laura, no, tu lo devi sapere, perché nella tua testa i personaggi, quella cosa, l'hanno già vissuta, quella storia è tua, sai già in questa stanza come si devono muovere, come devono vivere, poi tutto è relativo, poi arrivi qui e capisci che può funzionare in un altro modo. Ma sono, aspetto smentite, non aspetto conferme. Dai, Fellini arrivava sul set, non sarebbe potuto farlo. Ce l'aveva qua Fellini, il problema è che lui già ce l'aveva. Però cambiava anche, per questo faceva recitare con i numeri, perché era sempre un work in progress, diciamo. Sì, lo so, però stai parlando di un genio assoluto, cioè io parlo del genere, cioè se tu poi prendi uno che dici, vabbè, prendo Fellini, grazie, cioè... Cioè pure Ayrton Senna vinceva i mondiali con la Panda, cioè nel senso parliamo di gente che comunque Fellini, però è anche vero che Fellini il film ce l'aveva in testa, cioè nella sua follia lui ci aveva già tutto, Fellini chi ci ha lavorato, io ci ho parlato, ho detto lui usciva per strada, camminava per Roma e diceva lui domani me lo fai venire sul set. E lui dice, ma che cazzo, cioè, che stava? Quello è uno che vendeva i gelati. Faceva così, lui camminava per strada e diceva, quello domani fai venire su sé, quello, cioè lui era così, camminava per la gente e la gente, i suoi personaggi vivevano dentro Roma, vivevano per strada, nel suo quotidiano. Lui non si inventava niente, lui girava, Rubini ha fatto l'assistente di Fellini. Per anni ha fatto il suo assistente, infatti poi ha fatto l'intervista, l'ultimo. Protagonista. Come è arrivato a fare Rubini l'intervista? Ha fatto l'assistente per tanti anni, parla con Rubini, Fellini era un folle, stava fra la gente, camminava, vedeva, prendeva, rubava dal mondo reale e lo rielaborava. Lui il film ce l'aveva là, lui lo viveva tutti i giorni quando girava per strada per Roma. Quindi... Però lì pare di uno che praticamente è proprio una mente totalmente diversa, proprio è una costruzione mentale diversa. Poi non ha mai sbagliato uno, è uno che fa così, dici vabbè non è mai sbagliato uno, fai come cazzo ti pare, cioè, a un certo punto fai come ti pare. Una grossa difficoltà a trovare i soldi per i suoi film perché non si sapeva quanto costavano. Sì, perché lui aveva questa dinamica, era anche un periodo storico diverso. Però lui aveva una costruzione, cioè chi lavorava con lui lo sapeva che Fellini da qualche parte nel suo cervello il film ce l'aveva. Però lì parliamo veramente di, se prendiamo esempi assurdi, cioè veramente assurdi, cioè ognuno poi ha un suo modo di farlo, l'importante è che lo fai bene. Cioè, pure Lars von Trier ha fatto Dogville e ha incatenato veramente la Kidman, che dopo il film l'ha denunciato perché c'aveva le cicatrici delle catene vere, la ruota meccanica vera, cioè pure lì sei un pazzo. Però ognuno ha il suo metodo, ognuno c'ha il suo. La meccanica, c'è stato il distacco della cornea da parte dell'attore, perché quando faceva la scena che gli metteva le gocce nell'occhio, c'è stato il doppio distacco della cornea. Però in generale, vabbè, io sono molto appassionato su questa cosa, cioè mi prendo molto, però è quello che poi effettivamente guardando il cinema di oggi ci manca, perché c'è un'intervista molto bella di Francis Ford Coppola che parla del cinema italiano, lui che ora è tornato in Italia, si è aperto la sua attività in Basilicata, fa i vini, le cose sue, cioè lui ormai... C'ha tutta la sua bella azienduccia, mo c'ha il ristorante super figo, sta in pensione e l'ho fatto un'intervista. Ma secondo te, Francis, tu che sei Franco, tu che sei Luca, tu che sei conterraneo, no, Franco, ma perché il cinema italiano non riesce a mantenere quello che un'epoca riusciva a fare? Lui ha detto perché il cinema italiano è morto. Italiano è morto perché
gli italiani è una cultura italiana, gli italiani non trasmettono niente. Il padre si farebbe la fidanzata del figlio pur di restare lui il meglio, perché tutti quanti in Italia non hanno creato delle scuole, perché Fellini se n'è andato, pace all'anima sua, senza un seguito, senza un gruppo di lavoro a cui lui ha trasmesso l'arte cinematografica. Così tutti i grandi registi. De Sica manco al figlio l'ha lasciato. Cioè, quello che manca da noi ed è mancato, la voglia da padre a figlio, ma non a figlio come di discorso carnale, cioè proprio mio figlio, io trasmetto l'arte, figli come figli d'arte, di trasmettere l'esperienza personale. Coppola lo fa con la figlia e lo fa con tantissimi altri registi che si avvicinano a lui. Tarantino, che è un folle, che è un pazzo, che si piglia denunce perché ha menato a cazzotti il produttore di Natural Born Killer e perché è un pazzo, ha una sua scuola, ha una serie di registi che lui ritiene della sua scuola di pensiero cinematografica e la coltiva. C'è Rodriguez, ci sono tanti, ci sono il regista di Hostel, se non sbaglio, dove lui fa la supervisione, lui interviene. Se non sbaglio, che anche lui è sotto la visione. Super... Partecipato pure a Bastardi senza gloria come attore. Cioè, parliamo di quello che in Italia non c'è stato, perché in America tu c'hai comunque il regista Scorsese, c'ha il suo seguito, Coppola c'ha la figlia e tanti altri giovani, c'è la Spike Lee, c'ha il giro di registi, Tarantino ce l'ha, c'è ognuno trasmesso nel tempo la propria esperienza senza farsene un problema, perché Francis Ford Coppola in un'intervista, sai cosa dice? Ma io sono vecchio, io tutto quello che potevo vincere, ho vinto, tutto quello che potevo fare, l'ho fatto, io non c'ho più niente da dimostrare a nessuno di essere Francis Ford Coppola, a me che gli spiego a uno come si fa il cinema, me non me ne fotte niente, perché tanto io quello che potevo fare l'ho fatto. Ora gira i film con gli amici suoi come hobby, perché lui ha detto io lo faccio come hobby, mi prendo $200,000 e mi giro le cose con gli amici miei. Perché io ho vinto tutto quello e questo non te lo può togliere nessuno. In Italia invece si è sempre vissuto con quest'ansia che qualcuno te lo può togliere, ma chi ti può togliere più niente se tu hai realizzato delle opere e non le insegni, non ci sono le scuole. Perché poi alla fine tanti ragazzi dicono ma io come faccio a imparare? Perché sei in Italia, perché se stavi in Francia, in America o in Inghilterra, qualcuno che te lo insegnava lo trovavi. Proprio parlo anche a livello registico. Gli assistenti dei registi in Italia fanno i portaborse, fanno quelli che vanno a pagare bollette. Cioè i registi si tengono gli assistenti per badare al figlio da portare a scuola e pagare bollette, ma non insegnano una fuffa se hanno qualcosa da insegnare. Questo è quello che poi secondo me io poi mi info, cioè quell'intervista mi è rimasta molto impressa perché era vero, perché proprio la cultura cinematografica non viene trasmessa ai figli d'arte, non si creano dei figli d'arte. Si muore lì con la morte del regista. Invece in America non è così, continui a creare scuole e scuole dove i registi si mettono e trasmettono la propria esperienza. Poi io imparo, la faccio mia, pig l'art e metterla da parte, diceva mia nonna. E così vai avanti con tanti, cioè da Tarantino, per esempio, perché poi sono quelli che più sono visibili, perché poi lui interviene anche dal tramonto all'alba, che interviene come attore, interviene la sceneggiatura, è molto presente, è molto vivo, è un film, non gli puoi dire niente a quel film, nel suo genere non gli puoi dire niente, perché è un film bellissimo nel suo genere, perché è riuscito a fare veramente un'insalatona di generi pazzesca senza diventare banale. Questo succede in America, quello è quello che succede in America, perché tu puoi
hai dei registi che diventano anche produttori, per Coppola se produce lui. Anche gli attori sono molte volte produttori. Sono produttori perché, vabbè, lì diventi produttore perché Coppola a un certo punto si produceva lui, perché dice, vabbè, chiamo Francis Ford Coppola, scusa Coppola, quanto costi fare un film? Non sono sul mercato. Quindi a quel punto ti autoproduci tu, perché alla fine pagare Coppola è praticamente pagare solo lui e il film non lo fai. Cioè inizi a autoprodurti perché ormai sei fuori mercato, sei un regista che comunque non ti puoi permettere più di chiamare, come anche molti attori a un certo punto arrivano a un cachet così alto che sei fuori mercato, quindi inizi a investire tu nei film e dove il tuo cachet diventa budget e piano piano diventi produttore del film, perché a quel punto se devo dare 50 milioni di dollari a te, ti dico te ne do 20 e diventi produttore, gli altri 30 ti do le quote, perché altrimenti arrivi a dei livelli di cachet che non puoi più gestire, quindi li metti nella macchina produttiva. La forma di coproduzione sarebbe che tipo di contratto? Produttore associato. Produttore associato. Sì, intervieni sul... perché tu comunque hai diritto d'immagine, cioè tipo regista e attori, il contratto si divide tra cessione di diritti e prestazione. Gli attori, cessione di diritti d'immagine e prestazione. Cioè, gli attori protagonisti hanno un altro tipo di contratto che è diverso dal resto degli attori di fascia più bassa, però anche lì si fa, cioè nel senso in teoria bisognerebbe farlo, però parliamo sempre di margini di cessione di diritti molto più bassi a quelli che possono essere i protagonisti. Il regista, tu hai... il regista, attori protagonisti si fa, e sceneggiatori, il cachet si divide in cessione di diritti d'autore, il regista cede anche il diritto d'autore come regista, non come autore, cioè come cachet io acquisisco i diritti di opera fondamentalmente di un regista, e la prestazione. L'attore, cessione di diritti d'immagine e prestazione. Quindi se devo dare 1000 euro... credo sia la proporzione 40-60 normalmente, come 40-60 è la proporzione, 40 diritto e 60 prestazione, quindi 1000 euro, 400 ti li darò in forma di cessione di diritto d'immagine, con puoi fare anche fattura, in teoria si fa fattura per la cessione di diritto d'immagine, una forma di contratto e 60 di prestazione. Prestazione è per la tua prestazione che tutta la mattina ti alzi e vai sul posto di lavoro. Così anche per regista e sceneggiatore tu fai comunque cessione di diritto d'autore della sceneggiatura e prestazione per averla scritta, cioè ti pago perché tu l'hai scritta. Poi se me la porti già scritta, là ovviamente si trova un... Quando inizia a girare il film, gli attori e l'autore non prendono la parte, quello è la SIAE, tu mi cedi il diritto, diritto che tu mi concedi è di sfruttamento cinematografico. La paternità è sempre tua, perché io te la devo per contratto riconoscere. Se tu hai, a parte il diritto d'immagine, che è un discorso a parte, perché il diritto d'immagine è la tua immagine che mi concedi al film, però è una formula, diciamo, legata al diritto d'immagine, perché l'immagine di Brad Pitt vale 10, l'immagine mia vale 1. No, forse 0,01, cioè. Però come prestazione la mia giornata di lavoro è quanta la sua, cioè 10 ore sta lui, 10 ore sto io, cioè, nel senso solo che è tutto nell'immagine che poi cresce il cachet, cioè un attore, io gli posso dare pur 100 euro al giorno, 100 euro, io posso prendere Brad Pitt e dare 100 euro al giorno per la sua prestazione lavorativa che si alza le 10 ore, però a quei 100 euro l'immagine di Brad Pitt... Cioè mi cambia il fatturone in confronto alla mia che rimane sempre 100 euro, cioè, 100 euro compreso il diritto d'immagine. La vendita del film dipende anche dall'immagine. Perché è una quotazione legata al valore dell'immagine. Infatti quando tu utilizzi questi attori, un attore di nome, in uno spot pubblicitario, la cessione dei diritti d'immagine è a scadenza, cioè non è mai... perpetuo, su un film è perpetuo, cioè per sempre, cioè tu mi chiedi di dire d'immagine e per sempre farà parte dell'opera, cioè non è che dopo 5 anni io il film non lo posso mandare perché tu ti sei ripreso i diritti d'immagine. Invece sugli spot pubblicitari invece l'accessione ai diritti d'immagine, che è diverso dalla prestazione,
è a scadenza, un anno, due anni, tre anni, cinque anni, dipende tu quanto vuoi acquisire del testimonial le immagini. Dopo i cinque anni io ti rinnovo il diritto d'immagine, non la prestazione, perché tu la prestazione io te l'ho già pagata quando tu hai girato, quindi la prestazione io te l'ho già pagata, io posso fare cinque anni, poi voglio rimandare lo spot, ti ripago i cinque anni di diritto d'immagine e non la prestazione perché quella non è avvenuta, ti rinnovo il diritto d'immagine, per capire più o meno come funziona. E lì tu, io mi ho acquisito i diritti di un libro, in opzione ovviamente, non è che l'acquisisco, che cazzo, per pensare di farci un lungo, una storia molto bella. No, stiamo, mo l'abbiamo acquisito, l'abbiamo preso in opzione, c'è l'autore del libro con un altro che faranno, butteranno giù un trattamento. Abbiamo preso in opzione il diritto di sfruttamento del libro. Cioè, la paternità è sempre dell'autore, cioè nel senso che lui è comunque suo, la storia è sua e ha le diritti. I diritti in realtà sono della casa editrice, no, sui libri, non... sui libri è diverso perché comunque lì bisogna capire poi il contratto è della casa editrice, perché può essere pure che io autore scrivo un libro. No, l'ha scritto per fatti suoi. Poi il rapporto casa editrice autore dipende, perché se è un autore. Ma l'abbiamo letto, ci è piaciuto. Quello è venuto, ha detto ho scritto il suo libro, mi piace, lo siamo letti, dai, è carino, mo ce lo prendiamo in opzione di sfruttare. Lui ce l'ha portato. No, e praticamente non. No, però succede che uno legge un libro e gli piace, si compra l'opzione di sfruttamento cinematografico. No, lo leggo il libro. Per capire te. No, lui lo legge il libro e dice, ma carino questi informi. Io, per esempio, volevo prendere i diritti per un libro che però non sono riuscito, che si chiama un libro, che si chiama Tribù Bianche Perdute, che è un libro, una storia di documentari, di cui io ho preso ispirazione, una mia amica, siamo andati in Ucraina a girare il suo documentario, ed era una seriale di documentari, Tribù Bianche Perdute, è un libro molto bello. E là praticamente prendi l'opzione di sfruttamento cinematografico. Poi autore e editore, lo sfruttamento cinematografico se lo possono, o lo cedo all'editore, o io come autore ti dico soltanto, tu puoi, c'hai i diritti di edizione a livello di libro, lo sfruttamento cinematografico è mio, se uno vuole fare un libro, cioè a maniti... No, sempre con no, sempre con, perché la paternità se è gestita, se è in fase contrattuale, la casa editrice lo vende. A livello economico, però non è detto che tu puoi farlo senza interpellare l'autore. Perché uno in ma non sarai mai contento, non potrai mai, il problema è, non sarai mai contento, perché uno scrittore puro non sarà mai contento del suo film al cinema, non potrà mai essere contento, perché tu come fai a trasmettere un libro, cioè prendere un libro e farlo diventare un film, cioè un libro è un altro mondo, un'altra realtà, c'ha mille parole, c'ha mille racconti, mille ce lo devi prendere, asciugare e rimettere lì, cioè, però ci sono dei libri infatti più cinematografici di altri. Sì, però sono sempre lunghi, comunque sono sempre lunghi, normalmente è comunque difficile che trovi un libro che sia perfettamente lungo, c'è la sceneggiatura, comunque sono 100 pagine, 90 pagine. Cioè il calcolo è una pagina a minuto, quindi tu per fare un film di 90 minuti dovresti avere mediamente 90 pagine di sceneggiatura scritta con i criteri della sceneggiatura. Un libro da 90 pagine è... No, un libro di 90 pagine di sceneggiatura è praticamente 8 pagine in un libro, perché poi cioè, tu le prendi, le espandi, le riduci, fai qua là, comunque escono 90 pagine. Quanta pagina di sceneggiatura significa tu la leggi e succede una scena al giorno. Quindi nessuno, secondo me è una
cosa che mai nessun autore di un libro sarà contento del film. Ma neanche il Signore degli Anelli, cioè, che dici l'ho tenuto proprio fedelissimo. Ma non è cioè, la questione di essere fedeli o no, perché io ti parlo da potenziale. Il microfono. Ci sta prendendo. Ma tanto non c'è niente da raccontare. Vabbè, comunque, di base, tornando al discorso dei libri, cioè lì c'è una cessione dei diritti di sfruttamento cinematografico, che quindi quello è un discorso, poi nei singoli casi lo vai analizzare, puoi anche analizzare il fatto che lo stesso autore gli chiedi di intervenire nella sceneggiatura, lo stesso autore ti dice sì, ma l'ultima stesura la voglio leggere. Cioè là poi entriamo in dinamiche proprio singole dei singoli casi, perché può essere, cioè, a Magniti, cioè, fa quello che gli pare, cioè, si li legge alla fine e si dice se gli piace o no, anche se c'è da dire che sono abbastanza fedele ai suoi libri, anche perché il suo modo di scrivere e di raccontare le storie sono facilmente trasformabili a livello cinematografico. Tu ridi su Magniti, però io non ho paura, non gli puoi dire niente. A parte un finale discutibile, io non ho paura. Beh, Nicola Magniti, infatti il suo modo di scrivere viene molto ripreso nel cinema, perché è molto semplice, è molto, molto lineare, molto facilmente la fai diventare una sceneggiatura. Cioè io non ho paura, io l'ho letta la sceneggiatura, sembrava di leggere il libro. Cioè non avevano stravolto molto all'interno della parte narrativa. Poi sono dei libri dove tu ovviamente parti per la tangente. Ma e come fai a recuperare la tangente? Peggio il libro, meglio ti esce il film. A me non... Chi è che ti fa il film, scusa. No, nel senso che tu capisci che c'è una commerciale. Ma infatti è perché sono film semplici, sono... Perché, ma è ovvio che se i libri sono complessi, sono difficili da rimettere in immagine, i film semplici comunque, quello però, tipo... Però una che lo produce come Francesca Neri, che proviene dall'età di libro, va a fare una cosa bravo. Decente, non l'ha fatto. Non c'è più, se n'è andato. Ah, si è arreso. No, no, è un po'... Vabbè, comunque, mo siamo finiti a parlare di libri. Di che altri dobbiamo parlare? Mi viene un mal di testa. No, c'è lo stream, c'è lo stream. Senza streaming io non vado da nessuna parte. Quando quindi il regista o l'attore o lo sceneggiatore partecipano come produttori, cioè diventano associati, produttori associati. Sì, la formula più semplice è quello. No, comunque non c'è bisogno di avere dietro una società, loro possono fare come persone fisiche questo fisica. Contratto. Il produttore è una persona fisica. No, però se uno diventa un produttore deve essere una società, no? Non è detto. Ah no? No, io metto in te, investo come privato in una produzione cinematografica, metto dei soldi, produttore. Cioè, nel senso che il fatto di investire un'economia in un prodotto cinematografico è diverso dal fatto che io poi devo realizzarlo. Perché tu metti dei soldi, li dai a me, io lo realizzo, poi la messa in norma di legge dell'operazione, non è te, cioè tu devi avere una ragione sociale, se poi devi assumere delle persone, fare il cantiere, però come produttore tu puoi intervenire come singolo, io tal dei tali investo nel film suo, privato, su, faccio un bonifico, contratto, scritto, la quota. Più un finanziatore forse. Produttore. Poi avere la quota del film, forse è quella la differenza. La quota del film, nel momento in cui il film incassa 10, a me spetta 2, mi farei il mio bel bonifico sul fatto che... Anche le persone. Tutti. Cioè, se io voglio investire in un film, io persona... Credo che tu voglia chiedere di come accedere ai finanziamenti pubblici. No, come singolo non lo puoi fare. Come investitore, un privato può anche come singola persona metterci dei soldi.
Perché alla fine è una transazione di denaro, cioè non ho una responsabilità, cioè come spiegarti, cioè non è che io devo assumere delle persone che prendono la valigetta e la portano da te, cioè faccio un bonifico, tengo i soldi, mi fai un contratto e io sono proprietario di una quota, di una cosa X immaginaria che esiste. Poi questo film, quando io l'ho realizzato e ce l'ho in casa mia, poi dichiaro un valore. Cioè, c'è gente che a Roma vende e compra diritti di film come se tu vai alla frutta, al supermercato e compri la frutta, cioè compro un cazzo, cioè compro diritti del film di Troisi, mi compro il 20% dell'ultimo film di Troisi. Ce l'ho là, è un valore. Diritti dei film di Troisi, quando ogni volta Canale 5 lo manderà, Univision lo manderà, a me arriveranno dei soldi per la messa in onda del film di Troisi, la rassegna, cioè comunque un valore che ti resta. Poi il rinnovo del contratto di acquisizione del film da parte di un'emittente televisiva, poi c'è un film che piace, che comunque hai, comunque un emittente se lo tiene in archivio, lo rinnova ogni 5 anni. Pierino su Telenorma, ormai. Quelli, so soldi, cioè Pierino, tengo ancora il terrorista col film. Pierino, non vedere così, non vedere così, quelli prendono ancora i soldi. Si ha per la messa in onda e il fatto che io come produttore ti cedo 5 passaggi in 3 anni, cioè comunque ci sono degli accordi di appassaggio nell'arco di tempo, cioè per entro 5 anni io ti concedo 5 passaggi. Ecco, 5 volte lo puoi. Una volta all'anno lo posso mandare, posso anche mandarlo 2 volte l'anno. Però te li giochi. Eh sì, lì mediamente... 5 passaggi in 5 anni, dove io decido di fare un passaggio l'anno, poi io posso farlo anche nell'arco di 5 anni, al sesto anno poi io perdo, dovrei rinnovarlo. Posso fare anche 2 passaggi in un anno e uno un anno, poi stampare 2 anni. Entro che nell'arco dei 5 anni faccio 5 passaggi, poi se li voglio fare 2 volte in un anno, una volta ogni 3 anni, sono problemi miei, di emittente, quindi... Senza, io non posso, mi dovrei denudare. Nella lezione oggi. No, mo col micro. Sistema pugliese, giusto? Sì. No, fallo col microfono. Da casa, metti che uno la sa, io no. Mi chiama. No, cioè, il titolo dell'incontro oggi è Ecosistema Puglia, giusto? Sì. Il rapporto con il territorio. Non so quanto abbiamo parlato del rapporto con il territorio. No, volevo sapere, c'è dell'ecosistema pugliese? Visto, cioè cos'è? È l'ecosistema pugliese. No, visto che siamo in chiusura, giusto per... Non ho capito. No, visto che siamo in chiusura, cioè giusto cos'è per... Cos'è l'ecosistema pugliese? L'ecosistema pugliese è... Cioè rispetto a tutto quello che abbiamo detto... Vabbè, un po' abbiamo parlato del rapporto col territorio. Sì, cioè... Non lo so, cosa intendi per ecosistema pugliese? Cioè, no, non lo so, il titolo della conferenza oggi cioè, sì, è no, quello, però, no? Non era solo ecosistema. No, cioè, era per cioè, collegare quello sistema, che... Ecosistema, posso dirlo anche della fauna e della flora. L'ecosistema pugliese, riguardo a... Cioè, entriamo nello specifico perché è troppo vasta. Qui c'è la Draca, c'è la Oz, cioè ci sono delle case di produzione che stanno nascendo qua in Puglia e Giovinazzo. E ci sta creando un ecosistema cinematografico a livello territoriale. È ovvio che la distanza non ci aiuta, è ovvio che non è che il cinema si fa a Roma, perché il cinema a Roma non lo vuole fare più nessuno, si vanno tutti in giro per l'Italia a girare film perché è più comodo e costa meno. Ci stiamo provando a realizzare dei progetti, però è ovvio che per me andare a parlare con Brancaleone della RAI cioè, significa che mi devo organizzare, cioè, non è che abito e vai e parli. A Roma ci sono tutta una serie di dinamiche ormai consolidate, ci sono le case di distribuzione, c'è Rai Cinema, Rai Fiction, c'è il Ministero, Artigian Cassa, tutto quello che riguardo al rapporto cinematografico che qua non c'è, quindi per noi è molto più faticoso, perché per me andare a parlare con Lunedì, andare a parlare con il produttore X con cui devo chiudere un rapporto, che mo devo capire se lo fanno fare o no, cioè io sono 3 giorni,
cioè non è che sono su Roma e vado e parlo e poi me ne torno a casa, devo andare il treno, la macchina, l'aereo no, perché per Roma non conviene, devo andare a Roma, perdo la giornata, sto lì, mi conviene dormire, non mi conviene andare a tornare in giornata allo sbattimento, cioè comunque abbiamo questo grande limite, abbiamo anche il fatto che comunque non c'è uno storico di produzione cinematografica qui. Chi ha prodotto dei film pugliesi? Sapete chi ha prodotto dei film pugliesi? Procacci non è... cioè di pugliese c'ha solo i parenti. No, chi c'è che ha prodotto dei film in Puglia? Da pugliese? Vediamo se lo sappiamo, cioè parliamo di ecosistema pugliese. È stato Whisper con i primi film Sangue Vivo lì. C'è stato un Piva con la Capagira a grandi linee, sì e no. Ma non esisteva all'epoca della Capagira. È l'unico che ha. Procacci non è. L'unico è stato Nico Cirasola. Ha prodotto 4 film che tutti possono dire di. Io ne ho fatto uno con Nico Cirasola, cioè a un certo punto se fa il cinema, cioè noi, il nostro rapporto era se fai il cinema in Puglia devi fare un film con Cirasola. E io ho fatto un film con Nico Cirasola, Belle Epoche, era una follia assurda. Finito!